Quando era piccola, sognava di lavorare in una biblioteca. Era convinta che i bibliotecari fossero molto fortunati. Ogni giorno hanno accesso ad una montagna di tesori. Loro potevano e possono leggere storie meravigliose, scoprire popoli incredibili e soprattutto viaggiare attraverso il tempo e il mondo senza limiti. Quando sono cresciuta, ho trovato la mia ispirazione nel mondo dell'arte. Ho iniziato a studiare in una scuola d'arte, dove ho potuto apprendere le regole dei grandi artisti, di differenti tecniche. Sono cresciuta ammirando Michelangelo, Botticelli, Monet, Rubens, ma l'artista che è diventata più significativa per me è Leonardo da Vinci. Una leggenda, un incredibile ingegnere, artista, astronomo. Sono stata, poi ho studiato tra accademia, architettura, filmmaker, scultura e probabilmente ho lavorato nel mondo dell'animazione, illustrazione. In tutti questi anni mi sono lasciata ispirare
di grandi maestri, maestri che combinavano perfettamente l'arte, scienze e tecnologie. Sono state tutte esperienze spettacolari, ma come ogni artista voleva qualcosa di più, cercava qualcosa di differente, qualcosa di magico. 2 anni fa, per caso, mi sono imbattuta in realtà virtuale. Ero sorpresa ed affascinata per le possibilità illimitate che mi prospettavano davanti e che mi permettevano di trasformare i miei sogni in realtà. Adesso faccio performance tutti gli angoli della Terra e questo era uno dei miei sogni, lavorare in stati diversi, parlando lingue differenti, continuare ad imparare e creare qualcosa di unico. Oggi, per un attimo, venite in mio mondo. Ho coniato un nuovo termine per definire la mia arte, volumismo. Il volumismo è caratterizzato per creazione della composizione in realtà virtuale. Tu puoi creare qualsiasi volume, grande come lo puoi immaginare. Non c'è legge di gravità e le possibilità sono infinite. Tu puoi toccare l'anima di spettatore in modi diversi, chiedere, confermare, provocare, cambiare. Puoi applicare le regole tradizionali dell'arte o creare di nuovo. Puoi assumere qualunque forma, di ritratto all'astratto. È uno strumento pazzesco. Tu puoi entrare in un dipinto, quasi toccare ogni singola pennellata. Vi avete in mio mondo, dove il gatto particolare fa suo nido in capelli di una strana signora, dove il nero è il colore della gioia, dove non ci sono regole, e tu puoi creare qualunque cosa ti vada a genio. Ogni tanto succede qualcosa, tutto diventa assurdo. Hai lavorato come un pazzo, i tuoi clienti non seguono alcuna logica. Tu non riesci più a capire nessuno e nessuno capisce te. E allora, che inverti dei mondi, te ne vai in mondo virtuale. Non vuol dire che scappando dai problemi cambia semplicemente le tue energie, esprimi te stesso in modo nuovo e quando sarai di ritorno in mondo reale puoi prendere decisioni migliori. La vita è mai non solo bianca o nera. Per me questa rosa sporca riflette la vita, qualcosa tra la nascita e la morte. Questo lavoro rappresenta la facilità dei piaceri e la trascendenza della vita. Il simbolismo è l'arma dell'arte, l'arte di porre domande. Come ogni artista, mi chiedo dove, quando, come, chi. La realtà virtuale è solo uno strumento, un mezzo, come un pennello o una tela. Tutto dipende dalla tua immaginazione. Questa è magia della vita. Non hai idea che cosa diventerai, chi sarai, o dove, o quando. E questo è estremamente affascinante. Non sarai nulla del domani. Il mio augurio è di continuare a sognare e meravigliarvi e soprattutto i vostri sogni diventino realtà come me. Grazie.